presidentessa dell'Accademia Europea Nutrizione Culinaria. Allora, Chiara Manzi, sei già stata spesso insomma da noi, hai pubblicato Cucina Evolution in forma senza dieta. Sì. È questa tua nuova, questo tuo nuovo libro che raccoglie tante ricette, perché è che si possa stare in forma mangiando cose che noi amiamo, cucinandole in modo diverso, quindi possa dare quindi soddisfazione da un lato, ma che ci tenga in forma, in buona salute, così? Sì, perché a lungo termine ci viene voglia di mangiare le cose che ci piacciono. Che vita è una vita senza dolci, una vita senza pizza, certo, una vita senza gelato, senza lasagna o tiramisù? E quindi come facciamo? Della cucina più buona del mondo, e quindi le diete non funzionano per questo motivo. L'unica strada per stare in forma, anche perdere peso, mangiando dolci tutti i giorni, pizza, fritti e le cose che ci piacciono, è imparare a modificare il modo di prepararli. Riformula tutte le ricette grazie all'Accademia Europea di Nutrizione Culinaria in modo da ricreare una lasagna, una crema spalmabile alla nocciola, che ci piace, una pizza, con più gusto e molte, molte meno calorie. A casa voglio fare un fritto e posso farlo nel modo giusto, in modo che non faccia male, che non faccia ingrassare? Sì. Nel libro c'è un capitolo tutto sul fritto Evolution, a meno grassi di un cucchiaio di olio che potremmo mettere a crudo su una verdura bollita. E con cosa friggi? Friggiamo con l'olio di girasole alto oleico, che è il migliore in assoluto per friggere. Oggi si trova spesso in quasi tutti i supermercati. È una tecnica particolare. Vabbè, non la dire perché è all'interno del libro, quindi giustamente poi l'andiamo a vedere. Volevo vedere con l'aiuto della regia i miti da sfatare. Abbiamo fatto una grafica, ci sono un sacco di cose che poi in realtà non sono vere. Per esempio, mangio vegano vegetariano perché è più sano. Sì, non molti, è così? Molti cercano la scelta vegana e vegetariana, magari vanno anche a dei ristoranti vegani e vegetariani, poi si alzano da tavola appesantiti. La scelta vegana deve essere comunque bilanciata. Molte ricette vegane e vegetariane sono ipergrasse e ipercaloriche, anche se tolgono gli alimenti di origine animale. Poi se non erro, letto crudo è meglio che cotto, anche questo non è vero, mangiare di tutto è la scelta più salutare, ogni tanto mi concedo una trasgressione, mangio tanto poi vado in palestra, questo è un classicone, invece no, assolutamente bisogna tenersi un po'. Assolutamente no. Perché l'alimentazione è il primo fattore di salute, quindi l'attività fisica è anche importante, ma l'alimentazione è più importante. Per cui se io mangio male e poi faccio attività fisica, riduco il danno, ma non mi faccio del bene. Certo. Quindi è molto importante imparare a mangiare sano, e con Cucina Evolution si può fare senza rinunciare ai cibi che ci piacciono. Un tavolo pieno di cioccolato, cioccolato sia al latte che fondente, vedo. Sì. Il cacao, nella nostra accademia abbiamo anche ai docenti il campione del mondo di cioccolateria, che quindi è il nostro faro dal punto di vista del cioccolato. Il cacao ha una parte buona e una parte cattiva, possiamo dire così. La parte buona sono i polifenoli che rendono scuro la fava di cacao e quindi anche il cioccolato. La parte tra virgolette cattiva è la parte grassa, cioè il burro di cacao, che è più saturo del burro di mucca. Quindi dobbiamo ridurne il consumo. Questa è una crema che avete fatto voi, è specialissima, no? Sì, nella nostra accademia abbiamo realizzato, possiamo aprirla? Certo. Questa crema, anche per farti sentire il profumo, Federica. Sì. È una cosa straordinaria, anche di cremosità. Sì. Non so se qualcuno... Guarda, se mi lasci il cucchiaino io lo assaggerei. Facciamo un assaggio perché il nostro obiettivo E poi dobbiamo proprio... andare in pubblicità, però lo so che mi invidiate tutti. È buona. È buona. Va bene, Chiara, senti, io non ho più tempo, però per chi vuole approfondire Cucina Evolution, eccolo qua, in forma senza dieta, ci sono 100 ricette antietà, facili e veloci. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Chiara Manzi, grazie. Pubblicità tra poco. Grazie.